Siete chiamati ad essere protagonisti e non spettatori del futuro. E questa è la frase chiave pronunciata da Papa Francesco durante l'udienza nell'aula Paolo VI alla presenza di 6.000 persone tra studenti, insegnanti e dirigenti scolastici per l'evento dal titolo Trasformiamo il futuro per la pace con la cura. All'evento erano presenti anche il direttore responsabile della tecnica della scuola Alessandro Giuliani e la direttrice editoriale Daniela Girgenti, che hanno avuto l'onore di salutare Papa Francesco. Ecco le parole del Santo Padre rivolte a studenti, docenti, dirigenti scolastici e universitari. Voglio prima di tutto ringraziarvi. Grazie per questo cammino ricco di idee, di iniziative, di percorsi formativi e di attività. Questo cammino che intendono promuovere una nuova visione del mondo. Grazie per essere pieni di entusiasmo nell'inseguire obiettivi di bellezza e di bontà in mezzo a situazioni drammatiche, ingiustizie, violenze che sfigurano la dignità umana. Grazie perché con passione e generosità vi impegnate a lavorare nel cantiere del futuro, vincendo la tentazione di una vita appiattita soltanto sull'oggi, che rischia di perdere la capacità di sognare in grande. Oggi più che mai invece c'è bisogno di vivere con responsabilità, allargando gli orizzonti, guardando avanti e seminando giorno per giorno quei semi di pace che domani potranno germogliare e portare frutto. Grazie ragazzi e ragazze. Nel prossimo mese di settembre si svolgerà a New York il Summit del Futuro, convocato dalle Nazioni Unite per affrontare le grandi sfide globali di questo momento storico e firmare un patto per il futuro e una dichiarazione sulle generazioni future. Si tratta di un evento importante. C'è bisogno anche del vostro contributo perché non rimanga soltanto sulla carta, ma diventi concreto e si realizzi attraverso percorsi e azioni di cambiamento. Voi portate nel cuore questo grande sogno: trasformiamo il futuro per la pace con la cura. E proprio su questo vorrei veramente soffermarvi per dirvi una cosa in cui credo molto. Che voi siete chiamati, ascoltate bene, voi siete chiamati ad essere protagonisti. Al termine della giornata abbiamo intervistato anche Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore. Città del Vaticano, siamo qui con Flavio Lotti, direttore delle scuole, della rete delle scuole per la pace. Lotti, è da poco terminato l'incontro con il pontefice. Oltre 6.000 ragazzi, docenti, studenti provenienti da tutta Italia sono anche quest'anno, è il terzo appuntamento, accorsi qui nella sala Paolo VI del Vaticano per gridare vogliamo la pace. Lotti, mi sembra che l'iniziativa abbia riscosso successo. Ci può raccontare come è andata e quali sono poi le prospettive, appunto del vostro progetto? Oh, è stata una giornata straordinaria, all'insegna della riscoperta del valore della pace e della responsabilità che ciascuno di noi ha nella costruzione della pace. Non dobbiamo continuare a parlare di pace, dobbiamo impegnarci a farla la pace. E siccome ce ne sono pochi di costruttori di pace in giro, vuol dire che dobbiamo formare nuove generazioni di costruttori di pace, cioè di ragazzi e ragazze capaci di fare la pace nella loro quotidianità, ma anche nel mondo. Cosa vuol dire fare la pace? Vuol dire certamente cambiare le nostre relazioni, imparare a prenderci cura gli uni degli altri e anche nei confronti dell'ambiente, nei confronti del creato, del mondo in cui viviamo e dell'umanità intera, dei vicini e dei lontani. E in tutto questo la scuola sta facendo un lavoro importantissimo.
tantissimo. Spesso lo fa nelle nicchie aperte dall'educazione civica, che comunque ha offerto a tutte le scuole di determinare dei percorsi educativi adeguati al tempo presente. Ecco, questo incontro ci dice che abbiamo bisogno di trasformare l'educazione, e cioè renderla più efficace, più capace di dare ai nostri ragazzi e ragazze gli strumenti per diventare protagonisti del cambiamento, protagonisti della costruzione di un futuro e non spettatori o vittime come rischiano di esserlo oggi. Lotti, il Papa ha inviato un messaggio ai ragazzi. Occorre assolutamente trasformare l'io in noi, cercare di portare avanti una società meno individualista, meno, se vogliamo, anche globalizzata, che tende all'individuo, ma invece una società più che tende al condividere. Questo è possibile realizzarlo anche tramite la scuola, credo. E la scuola è forse l'ultimo spazio pubblico dove si può imparare a vivere insieme, dove si può crescere insieme, nutrendoci delle diversità, della ricchezza che c'è dentro alle straordinarie diversità, e imparando poi a fare dell'ascolto reciproco, del dialogo, del pensare insieme, del condividere obiettivi comuni, un percorso educativo. In fondo l'educazione civica che cosa dice? Che dobbiamo formare cittadini attivi e consapevoli e responsabili, e cioè persone che vivono non da semplici abitanti di un paese, ma da cittadini, cioè da persone capaci di valutare, di leggere il tempo presente, ma anche di lavorare con il futuro, anche quando il futuro è così complicato, quando il futuro è così controverso, difficile, pieno di pericoli e di angosce. Ecco, la scuola è un grande laboratorio del futuro, a condizione che sappia riconoscere la necessità di cambiare e di mettere al centro, oggi come non mai, tutti gli alunni e gli studenti, che non sono dei problemi, ma sono delle grandi, straordinarie ricchezze. Grazie, grazie Lotti. Grazie, grazie a voi.